Un documento del 1849 rivela il significato della riunione di 9 figure di donatori laici vissuti 200 anni prima che le loro statue fossero erette nel coro occidentale del Duomo. Non erano affatto santi, e di uno di loro si sa addirittura che era un assassino. Ma l'accenno alla loro opera di donazione doveva servire da esempio ai benefattori di quel tempo. D'altra parte, il principe vescovo che le commissioni esigeva un monumento. Scusate, il principe vescovo che le commissionò esigeva un monumento alla propria stirpe, alla quale tutti i suddetti donatori avevano appartenuto. Erano appartenuti, che strafalcione, avevano appartenuto. Esse non sono affiancate l'una all'altra come le figure di un portale, bensì distribuite un po' a coppie, un po' l'una di fronte all'altra. Ciò che le unisce è la raffigurazione dell'Eucaristia, posta al centro. Esse partecipano in eterno al sacrificio della messa, nonostante la loro natura umana. Così esse costituiscono anche l'incarnazione del concetto medievale della santità delle opere, che secondo l'opinione del tempo acquisisce diritto al cielo, e la Chiesa, come è noto, simboleggia appunto il cielo. Si ritrovano così strettamente uniti i due concetti. L'uno relativo alla religione, l'altro alla sovranità politica. Il Maestro di Naumburg, col suo senso geniale per la regia e per la scena, che ha creato quasi uno spettacolo teatrale, i tratti reali dei defunti. Non li conosceva e a quell'epoca non avrebbero suscitato interesse alcuno. Così invece trasforma caratteristiche tipiche individuali in ritratto esemplare. Limitandosi a contrapporre caratteri diversi, riuscì a mettere in evidenza la possibilità latente di conflitti di sensi tra le diverse figure, suggerendo la parvenza di un dramma, sul cui contenuto molte ipotesi sono state avanzate. Ad ogni figura egli dà un atteggiamento e un movimento particolare, corrispondenti all'indole del personaggio ed espressi soprattutto dal volto, che rivela sentimenti individualmente diversi: ponderosità, tensione, acutezza, sconforto o ingenua spensieratezza. Raramente l'umano è stato accolto ed eternato così compiutamente in tutta la varietà della sua natura. Figure di donatori del coro ovest del Duomo di Naumburg, a sinistra Eckhart e Uta, a destra Wilhelm von Kornburg, del maestro di Naumburg, terzo quarto del XIII secolo. Quindi, ottobre. Settembre, scusate. Ah no, sono questo. Qui si parla di secoli. Fatto uno strafalcione pazzesco. Fin dal XII secolo, l'altare Nadia tra Basilea e Strasburgo divenne una delle sedi artistiche più ricche del Medioevo e conservò questa importanza fino all'inizio del XVI secolo. Scusate. Le chiese, sempre in pietra arenaria rossa, provenienti dalla pianura renana, rispecchiano per la maggior parte le varie fasi stilistiche che si avvicinano nel tempo. La cattedrale di Friburgo, a differenza della maggior parte delle chiese contemporanee, fu eretta non come sede vescovile, ma come chiesa parrocchiale della borghesia. La grande torre occidentale, sovrasta come segno tipico della città, gli edifici borghesi raggruppati intorno alla chiesa.
tutti distrutti dalla guerra, una vetrata risalente all'epoca dello storicismo romantico, ci ha tramandato l'aspetto del nucleo della città come era rimasto, quasi invariato dalla fine del Medioevo, veduta di Friburgo, pittura sul vetro della metà del XIX secolo. Neues Schloss a Baden-Baden. Deambulatori e cappelle. Nella cattedrale di Nostra Signora di Friburgo in Brisgovia. Che nomi deformi. Con la cattedrale di Friburgo nasce uno dei primi monumenti sacri, di importanza non solo regionale, che la borghesia abbia eretto da sola, ad uso esclusivo della parrocchia cittadina, la costruzione originaria romanica. Che era stata iniziata da Bertold van Zaringen intorno al 1200 come chiesa destinata alla sua tomba, sopravvisse soltanto nel transetto e nelle due torri che lo sovrastano. A queste parti più antiche vennero aggiunte le parti gotiche. La navata, con le sue forme brevi e compatte, rivela l'influsso di una scuola architettonica borgognona, la più vicina al gusto formale tedesco. Verso il 1280 si incominciò a realizzare il piano della Grande Torre occidentale. Un primo maestro di allegri basamenti con l'atrio, che fu terminato verso il 1300, creando una sintesi impeccabile. Un maestro successivo diresse i lavori di costruzione sopra l'atrio stellare, elevando sul quadrilatero di base la torre ottagonale e completando nella pianta con torrette triangolari coronate a cuspide che la adattano alla sottostante base quadrata. La guglia traforata contribuì non poco alla fama di quest'opera. Da allora la torre determinò l'aspetto della città ed è nello stesso tempo una delle più pure creazioni del gotico, struttura essenziale in cui non esistono confini definiti tra spazio interno ed esterno. Nel 1354 fu posta la prima pietra di un nuovo e più alto coro gotico, alla cui costruzione partecipò un membro della famiglia Parma. Quando nel 1513 venne consacrato, il coro apparve alto sulla navata, scusate, come il riscontro armonioso e felicemente risolto della svettante torre occidentale. Mentre nella semplicità della navata si esprime l'esigenza religiosa della comunità cristiana, torre e coro sono legate alle esigenze della borghesia. L'atrio serve infatti anche come luogo dove si svolgeva la giurisdizione secolare, la sua importanza corrisponde anche al programma delle figure che ne ornano le pareti. Accanto al richiamo alla Genesi di Cristo sul portale, ci sono sulle pareti laterali le figure delle virtù e dei vizi, le allegorie della seduzione mondana e della dottrina cristiana posta come alternativa all'umano giudizio. Nel deambulatorio del coro, le ricche famiglie borghesi si crearono luoghi di devozione loro propri nelle cappelle, fatte arredare a loro spese, fornite di altari sontuosi. Le corporazioni artigiane donarono le vetrate delle navate laterali, corredandole, scusate, dei loro stemmi. Così l'ambiente della cattedrale, riunendo tutti gli stili, le arti e i ceti sociali, è un fedele simbolo del cristianesimo tardo medievale, che fonde in sé il sacro e il profano. Voi mettete lo stile, noi andiamo veloci, ma voi potete sempre fermare con lo stile, leggere bene tutto. Le sculture del
della cattedrale di Strasburgo sono tra le più importanti del Medioevo e si abbracciano tutto il XIII secolo e testimoniano una forte tradizione locale. Davanti al portale sud si amministrava la giurisdizione secolare. Al saggio giudice Salomone del pilastro centrale si affiancarono le raffigurazioni della vecchia e della nuova chiesa, la trionfante chiesa e la sconfitta sinagoga. Queste figure rappresentano l'inizio della scultura monumentale gotica in Germania. Ma mentre il tema iconografico in Francia, dove era sorto, venne rappresentato nel suo carattere astratto, come idea del superamento del Vecchio Testamento da parte della Chiesa cristiana, l'artista tedesco la trasforma in un atteggiamento profondamente umano. L'uomo è più grande nella sconfitta che nel superbo trionfo. Analogamente a quanto avviene nella Francia meridionale, l'architettura e i mattoni, promossa soprattutto dagli esempi lombardi, si diffonde nell'Holstein, nel Brandeburgo, nei Paesi Bassi del Nord, in Danimarca e poi anche in Baviera. Il mattone, che va preventivamente cotto, ma poi non è più da celebrare. Scusate, il mattone che va preventivamente cotto, ma poi non è più da elaborare, richiede uno stile architettonico particolare, caratterizzato dall'estrema spiattezza, da membrature grandiose e dalla rinuncia a una decorazione plastica complicata. Ogni ornamento fu sviluppato in conformità alla natura del materiale impiegato, alla rotondità delle finestre, degli archi, dei portali. Vengono composte con elementi prefabbricati in quella forma. Alla caratteristica piattezza di questo stile corrisponde la tendenza alle facciate ampie. Scusate, che specie negli edifici della Germania settentrionale si esprime attraverso soluzioni piene di fantasia. Spesso la facciata acquista rispetto all'edificio un carattere autonomo, come a Stralsund, dove la facciata a Seidenberg sovrasta di parecchio l'altrettante edificio a tre navate. Il gotico latinizzato è stata definita l'architettura italiana tardo-medievale, laddove la tradizione locale affronta lo stile gotico francese. Innanzitutto le chiese italiane rinunciano alla facciata a due torri di impronta francese, perché fin dal primo medioevo in Italia la torre con le campanile fu considerata un problema architettonico aperto. Anche la facciata non viene elaborata in senso spaziale, ma viene trattata per lo più come una superficie compatta, solo strutturata a fasce divise in sezioni minori, rivestite in genere di mosaici o di lastre a rilievo piatto. Ne è un esempio la facciata del Duomo di Orvieto, dove fa spicco soprattutto nei rilievi sui quattro pilastri della zona dei portali. Il più ricco programma per l'elaborazione architettonico-plastica della facciata che il gotico italiano possiede. Anche l'interno subisce un trattamento speciale. L'architettura locale rimane insensibile davanti allo slancio estetico dei pilastri a fascia e preferisce una spazialità ampia e chiara, con pilastri molto distanziati e pareti il meno elaborato possibile, e non traforate, le quali espressamente sottolineano il limite dell'ambiente. I due edifici di Pisa e di Assisi vanno annoverati tra i gioielli dell'architettura gotica in Italia.
Ambedue mostrano una chiara delimitazione del corpo architettonico, appeso nel cubo schietto della costruzione esterna, la cui struttura di base non è modificata dagli elementi decorativi considerati come aggiunta. Ad Assisi, nella navata rettangolare, chiaramente si domina con lo sguardo, le cui pareti laterali ininterrotte ben si prestano a presentare i capolavori della pittura occidentale che mi trovano a posto. Gli affreschi di Giotto, il contrasto col linguaggio formale del gotico francese nulla toglie qui al senso del volume, è ereditato dall'antichità romana, le cui tendenze fondamentali conducono senza frattura al primo Rinascimento. Specialmente in Assisi i richiami al gotico francese, volta a crociere ogivali, galleria esterna sopra, scusate, volta a crociere ogivali, galleria esterna sopra lo zoccolo, transetta croce, si legano al principio della visualizzazione chiara ed immediata dello spazio. Con l'importanza sempre maggiore che la predica assumeva nel servizio divino, nel XIII secolo, scusate, il leggio ambone venne sostituito dal pulpito. In questo secolo nascono in Italia, sotto l'influsso dei francescani e dei domenicani, i primi esemplari di pulpito, mentre nei paesi settentrionali esso entra in uso soltanto nel XV secolo. Così il pulpito, ornato di sculture e rilievi, diventa l'elemento mediatore di un programma visivo didattico scolastico, che è poi una trasformazione dell'idea base nata in Francia, sviluppatasi soprattutto nella zona esterna dei portali, è evidente nella scultura, specialmente in quella di Nicola Pisano. Un consapevole riallacciarsi a modelli antichi, fu l'imperatore Federico II che gli diede impulso in Puglia. Probabilmente paese d'origine di Nicola, la conoscenza delle opere d'arte della romanità antica si riflette nella modellazione equilibrata delle statue, e i rilievi del pulpito riprendono chiaramente lo stile pittorico, pittoricamente, scusate, minuzioso e plurifigurale degli antichi sarcofagi. Le tombe degli Scaligeri, che tra il 1304 e l'87 esercitarono la propria signoria sulle Marche di Verona e Treviso, sono fra le più suggestive sepolture del Medioevo italiano. Sotto alti baldacchini eretti da colonne stanno in bella evidenza i sarcofagi dei defunti. Santi cavalieri montano la guardia, accompagnati da angeli e dalle virtù personificate del marto. Or San Michele era in origine un mercato all'aperto di granaglie, che nel 1380 venne chiuso ai lati e adibito al luogo di culto. Quanto al tabernacolo dell'Orcagna, che ne fu anche l'architetto, in origine era situato in una loggia aperta come elemento architettonico indipendente. Ne è risultato oggi un paradosso strano. Si entra in una sala dalle strutture severe con grevi pilastri archivolti e rotondi per trovarsi dinanzi a una delle più affascinanti architetture esterne. L'accesso è proibito del gotico italiano. Mezzo tabernacolo, mezzo arco di trionfo per l'immagine della Madonna, la vita della quale era rappresentata in rilievi e ornamenti figurati. Intarsi a colori luminosi sostituiscono le forme architettoniche traforate del gotico francese. Dietro ai rilievi si apre una prospettiva, anch'essa colorata, mentre la cornice austera, che abbraccia da vicino la scena, lega l'architettura ai gruppi plastici che
Che bippoggiano. Scusate, dobbiamo chiuderla qui perché. Ah, ma siamo bene, giusto? Va bene così, avanti. E siamo pagina 82, che poi sarebbe 83. Alla prossima.